Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. È uno degli atti considerato più importante della legislatura. Parliamo del piano regionale di sviluppo, l'acronimo è PRS, approvato dall'Aula di Palazzo del Pegaso. Soddisfazione della maggioranza che dice di disegnare così la Toscana del domani, critica invece le opposizioni per i tempi di approdo in Aula. Vediamo. Il piano regionale di sviluppo 2021-2025 è stato approvato dal Consiglio regionale con 23 voti a favore, Partito Democratico Italia Viva e 15 contrari, Lega Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana Domani. Questo è l'atto più importante di programmazione dell'Assemblea legislativa, lo dico a chi ci segue da casa, è un atto in cui si segna qual è il futuro, il profilo della Toscana. Noi in questo documento abbiamo costruito le condizioni perché un bimbo che nasce nel borgo più piccolo della Toscana possa avere gli stessi diritti, il diritto alla salute, il diritto alla formazione, il diritto allo studio. Abbiamo costruito le condizioni per tenere insieme i fondi strutturali europei per il sostegno alle nostre imprese alla formazione al cambiamento necessario sia al cambiamento eh, legato ai processi di digitalizzazione sia alla transizione ecologica. Abbiamo costruito le condizioni per nuove iniziative culturali sul nostro territorio. Noi non vogliamo che la Toscana sia solo una terra in cui si viva di, di rendita, ma una terra che permetta alle imprese, quelle più giovani, di poter crescere e competere nei mercati internazionali, a quelle più solide, di costruire nuovo lavoro e nuova occupazione. La prima cosa da rilevare sul PRS è che si tratta di un documento fondamentale per una regione, e proprio come tale dovrebbe arrivare a inizio della legislatura. È il panorama politico all'interno del quale un'amministrazione dice di muoversi e promette di muoversi per il raggiungimento di obiettivi e risultati. Il fatto di ritrovarla a metà mandato fa capire ciò che noi sosteniamo da tempo sul Presidente Gianni e sulla sua giunta, cioè che si naviga a vista. Che le iniziative dal punto di vista delle delibere ma anche delle leggi e degli stanziamenti di bilancio sono fatti sulla contingenza del momento sull'emergenza quindi nessuna pianificazione nessun progetto di più ampio respiro vengono spostati al futuro raggiungimento di obiettivi di cui noi sentiamo parlare dal 2015 io ho avuto mi è stato approvato l'emendamento che introduce l'impatto generazionale che per me è un tema importantissimo ovvero che in maniera graduale appare a partire da oggi, la Regione Toscana, ogni volta che, che emanerà una legge o prenderà un provvedimento, dovrà considerare che impatto può avere questo provvedimento, questa legge sulle future generazioni. E questo significa pensare al futuro, oltre ad aver inserito nel PRS, per quanto mi riguarda, il no assoluto alla produzione di cibo sintetico in Toscana. L'unico neo, fatemelo dire. Il piano regionale di sviluppo 2021-2025 lo discutiamo a luglio del 2023. Innanzitutto credo che non sia ammissibile discutere di un documento che è atteso ormai da due anni e mezzo in totale assenza della Giunta regionale. Noi parliamo del documento principe che dovrebbe caratterizzare l'azione amministrativa. È inaccettabile per noi che un presidente di regione parli tra le 10 e le 11 di sera senza di fatto rispondere nel merito a nessuna delle censure, seppure puntuali, che sono state fatte dalla Corte dei Conti. Ma anche rispetto a dei temi che sono cruciali. Il nodo vero è la questione della crescita. Questa è una regione che ha visto un calo della manifattura, è una regione che viene drogata da una voce importante del PIL, che è il turismo, ma che porta con sé anche tante criticità. Un atto che doveva arrivare nei primi sei mesi di legislatura. Eh, il ritardo ci poteva far pensare che all'interno vi fossero tanti punti strategici per i toscani, purtroppo così non è. Siamo stati costretti alla presentazione di più di 100 emendamenti che spaziano principalmente dal tema della sanità, su cui leggiamo un, all'incirca una cinquantina di righe, una pagina soltanto per quanto riguarda un tema che occupa l'80% del bilancio della Regione toscana. Parliamo di ambiente perché noi lo ripetiamo, siamo favorevoli ai termovalorizzatori, siamo favorevoli all'aiuto di tutti quei distretti produttivi e industriali che stanno in Toscana, che oggi hanno dei grossi problemi per il smaltimento dei rifiuti. Siamo favorevoli a un metodo e un approccio diverso per quanto riguarda le infrastrutture. Abbiamo chiaramente anche oggi detto no al pedaggio della FIPILI con un emendamento che è stato bocciato dal Partito Democratico due giorni di intenso dibattito dove, come maggioranza, siamo stati aperti anche ad ascoltare le ragioni e i contributi dati dalle minoranze. Abbiamo accolto quelli che ci sembravano utili ed integrativi della proposta che è arrivata dalla giunta. È uno strumento che servirà per superare le criticità che sono state lasciate dalla pandemia e che sono state prodotte anche dalla guerra in termini di caro energia, in termini di inflazione difficoltà con le quali si stanno confrontando ogni giorno le famiglie e anche le imprese. Una serie di interventi strategici che vogliono agganciare la ripresa della regione toscana nel post pandemia e lo fanno all'insegna di alcuni principi fondamentali. Da una parte l'investimento sui giovani e sulle future generazioni per garantire buona occupazione e miglioramento qualitativo del lavoro attraverso la formazione, dall'altra parte l'intervento sugli investimenti che sono considerati il vero motore di rilancio del nostro territorio regionale, ma ancora la transizione ecologica e la sostenibilità. Quindi un programma che guarda allo sviluppo del territorio, che guarda al rilancio, ma tiene conto di alcune sfide importanti, tra cui anche quella della digitalizzazione e dei saperi digitali, come strumento di crescita di un territorio che segna una crescita del prodotto interno lordo, secondo gli ultimi dati, poco superiore all'1%, che non è certamente un dato confortante, ma che si pone come uno dei più alti, se non il più alto a livello nazionale. Occorre quindi una spinta ulteriore che questa politica di investimento, grazie anche a questa attenta programmazione, potrà realizzare. Uno degli ultimi atti approvati poi dall'organo legislativo regionale prima della pausa estiva c'è il rendiconto generale per l'anno finanziario 2022. Approvato a maggioranza il rendiconto generale per l'anno finanziario 2022. La proposta di legge ha ricevuto 23 voti favorevoli dal Partito Democratico Italia Viva e 11 contrari da Fratelli d'Italia, Lega, Gruppo Misto Toscana Domani e Movimento 5 Stelle. Ma il rendiconto finanziario per il 2022 testimonia come... La gestione finanziaria dell'ente sia una gestione attenta, scrupolosa, che tiene conto anche delle osservazioni e delle sollecitazioni che la stessa Corte dei Conti ha fatto negli esercizi precedenti. Il risultato di amministrazione è un risultato positivo di oltre mezzo miliardo, un risultato che fra l'altro migliora anche le performance degli esercizi precedenti. L'altro elemento col quale dobbiamo confrontarci è il disavanzo di amministrazione, un disavanzo che però non significa una gestione fuori controllo, ma è dato dal, dal fatto del, dei fondi vincolati che vengono dalle somme accantonate per garantire il bilancio della Regione rispetto a spese future. Ma anche qua siamo in forte miglioramento. Sussiste, così dice la Corte un disavanzo ancora importante che seppur in parte recuperato continua a mantenere un peso sui conti della regione toscana che è eh, preoccupante e che soprattutto rischia di essere condizione per gli esercizi futuri, per dire le generazioni future. Va eh, aperto un focus particolare sul tema della sanità, dove i conti eh, portati avanti dalla regione sono stati Fortemente criticati da un punto di vista giuridico, dell'approccio giuridico, della contabilità da parte della Corte dei Conti. Il bilancio, soprattutto nei rapporti. Con le ASLE, quindi in ambito sanitario, non è assolutamente trasparente, è un bilancio, quello della regione, molto rigido. Siamo tornati addirittura ad oltre 2 miliardi di indebitamento, e quindi cresce il debito in capo ai, alle future generazioni. E soprattutto non si affrontano alcuni nodi strutturali, come per esempio la riorganizzazione del personale. Rimane probabilmente il contenzioso sul personale di supporto ai gruppi consigliari e poi rimane soprattutto il capitolo delle società partecipate su cui la Corte dei Conti ha per l'ennesima volta lanciato un allarme perché la Regione investe tantissimi soldi con una capacità minima delle società partecipate di rendere servizi adeguati alle necessità e in questo senso ci spaventa molto anche la volontà ribadita dal Presidente Gianni in udienza di fronte alla Corte dei Conti di voler proseguire nella costruzione di Toscana Strade una società per la quale sono già stati accantonati diversi milioni di euro e ancora non è partita l'Italia Viva votato a favore rendiconto finanziario è l'atto più importante di per sé di tenuta in equilibrio dei conti della regione toscana che dimostra essere in equilibrio finanziario un atto importante che per noi è anche una vittoria di carattere politico abbiamo dimostrato in questi anni che non era necessario aumentare le tasse che si potevano trovare le risorse che si potevano determinare equilibri finanziari nel contempo erogare i servizi senza aumentare addizionali IRPEF senza aumentare bollo ha dibattito anche l'intervento per Firenze Fiera, l'ente fieristico principale della regione toscana che partecipa appunto finanziariamente contribuendo in maniera economica importante. È previsto un aumento di capitale ma non è mancato il dibattito in aula. Aumento di capitale per 28 milioni, ridefinizione della governance e sottoscrizione del nuovo patto parasociale, il tutto entro il prossimo 31 dicembre, una volta esaurita la procedura di selezione per individuare il nuovo socio privato. Questo il piano di rilancio di Firenze Fiera, società che gestisce le principali strutture, Fortezza da Basso, Paracongressi, Palaffari, adibite ad ospitare eventi, congressi, meeting ed esposizioni a Firenze, di cui la Regione detiene il 31,95%. Illustrato dalla giunta in consiglio regionale nella seduta prima della pausa estiva. Una situazione delicata da quale Firenze Fiera deve uscire, la regione deve fare la sua parte, così come gli altri soci pubblici, ma anche con. La ricerca di un partner privato che avverrà attraverso un bando eh, di manifestazione di interesse. In altre situazioni eh, questa presenza ha anche funzionato, ma eh, dobbiamo cogliere questa occasione, così come abbiamo sollecitato anche in precedenza, per dotare la Toscana di un polo fieristico unico o comunque coordinato. La regione toscana... Si appresta insieme al Comune di Firenze, insieme alla Città Metropolitana a spendere in Firenze Fiera altri 16 milioni di euro, oltre a tutti quelli che sono stati spesi fino ad oggi, e lo fa su un soggetto incapace di fare attività imprenditoriale. Firenze Fiera è 15 anni che non chiude un bilancio in pareggio o in attivo, ne ha chiusi forse uno nel 2010, poi ha sempre perso, oggi ha un bilancio disastroso. Noi chiediamo. Semplicemente che la Regione Toscana, il Comune, la città metropolitana, prima di spendere 16 milioni di euro dei cittadini, perché di questo si tratta, abbia perlomeno chiarezza e contezza di chi sarà, se ci sarà, se esisterà, questo fantomatico socio privato che dovrebbe arrivare a rilanciare Firenze Fiera. Si cerca un Salvatore? si cerca qualcuno che ci venga a dettare le linee guida, che ci venga ad insegnare quello che invece un'amministrazione o una, una dirigenza deve saper fare, cioè aspettare quello che il socio privato eh, che dovrebbe, dovrebbe intervenire, al quale delegare completamente tutte le strategie e sarà un socio, ci auguriamo, privato che non abbia la maggioranza, io credo che questa sia la fotografia. Purtroppo, mi dispiace dirlo, di un'altra eccellenza, così come il Maggio Musicale Fiorentino, così come Firenze Fiera, di un fallimento totale di un'organizzazione e di un'amministrazione. Era una società che ha delle criticità a livello di indebitamento importanti, una società che Regione Toscana ha deciso comunque di finanziare. La questione centrale è una, oggi, che tipo di approccio Regione Toscana vuole dare alle società partecipate? In ultimo ricordo che. Anche qui la Corte dei Conti censura il fatto che questa Regione concentri le sue partecipazioni in tre società fieristiche, Firenze ma anche Arezzo e Massa Carrara, situazioni anch'esse che presentano difficoltà di bilancio. Io credo che quando si parla di soldi pubblici e di risorse occorre avere le idee chiare sul tipo di attività economica che si va a svolgere e sulle prospettive, altrimenti l'unica alternativa è la messa a liquidazione. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.